Un bellissimo calendario quello là messo a punto per le feste natalizie dal comune di Forio, ormai quasi in conclusione, ne parliamo con il sindaco e con il direttore artistico. Allora sindaco, è soddisfatto? Non possiamo che non essere soddisfatti di questo calendario di eventi che abbiamo organizzato dall'8 dicembre. Naturalmente ci sono stati tanti e tanti eventi, ogni sera c'era sempre qualcosa, abbiamo visto una grandissima affluenza qui a Forio, ma principalmente abbiamo visto il divertirsi di tutti i bambini che venivano qui nel Pala Noel per misurarsi nelle varie cose che facevano, nelle varie manifestazioni. Questo naturalmente, insomma, dunque, grazie al direttore artistico dunque Gaetano Masci, che veramente è stato capace di inventarsi degli eventi per mettere insieme tutta la gente. E penso che con questo calendario abbiamo trasformato, dunque grazie sempre a lui, che è diventato un mago dello spettacolo, abbiamo trasformato una favola in realtà. Colgo l'occasione naturalmente per rifare gli auguri a tutti i miei concittadini dell'isola d'Ischia di tanta pace, di tanta serenità, un augurio di ogni bene e perché no anche di un po' di allegria, perché credo che ci voglia anche un po' di allegria. Allora sentiamo il direttore artistico, ha avuto tanti complimenti direttore artistico per questo calendario, anche lei è soddisfatto? Io sono soddisfatto, sono contento e veramente di come siano andate le cose. Ringrazio l'amministrazione, il sindaco che mi hanno dato fiducia. Credevo che accontentando tutti, riuscendo ad arrivare dai più piccoli ai più grandi, sarebbe stata una grande festa è stata. Io ho visto tante persone affollare il Pala Noel di sera in sera, le piazze, quando si è trattato di andare sulle piazze, affrontando anche qualche serata un po' più fredda, c'è tanta gioia, anche la gioia di coloro che mi avvicinano, mi stringono la mano e stringendola a me, e ovviamente la stringono a chi ha creduto in me, la stringono all'amministrazione comunale, al sindaco, alla regione che ci ha sostenuti. È stata una grande festa e spero che questa armonia possa continuare, questo è l'augurio anche nel futuro, perché la quotidianità è fatta di lavoro, è fatta di problemi, ma è fatta anche di spensieratezza, e se la spensieratezza si vive nelle strade di Forio come dell'isola d'Ischia, questo per noi, soprattutto non soltanto per chi vive qui ma anche per coloro che vengono da fuori, è il primo dei pensieri che dobbiamo avere.